Ben ritrovati in primo piano le questioni della politica nella città di Salerno. È nostro ospite il segretario provinciale del Partito Democratico Nicola Landolfi. Intanto Landolfi, ben ritrovato e grazie per la sua disponibilità. Salve, grazie a voi. Partirei dalle vicende interne al Partito Democratico. Si è aperta un po' la stagione dei congressi in tutte le province. Quali sono le prospettive per il PD salernitano? Innanzitutto è giusto chiederle se lei, quali sono le sue intenzioni, insomma, se lei intende ricandidarsi nel ruolo di segretario provinciale del partito. Ma intanto anche noi, come le altre province italiane, saremo impegnati nei congressi provinciali ed è un fatto non straordinario, certo, perché i congressi provinciali si svolgono ogni 3 anni e quindi siamo nella fase in cui fisiologicamente si devono svolgere questi congressi provinciali, che si dovranno tenere entro la fine di ottobre. Arriveremo al congresso provinciale di Salerno da parte del sottoscritto con una cosa che, diciamo, ho dichiarato già da un bel po' di tempo, che è la mia volontà di non ripropormi, di non ricandidarmi alla guida del partito provinciale, perché credo che il segretario provinciale di un partito, così come altri ruoli, certo, politici, non debbano essere, come dire, di proprietà e di scelta di chi li detiene, ma perché penso che sia giusto che sia tutto il partito a fare una riflessione sull'opportunità o meno di andare in questa o in quella direzione. È evidente che la mia dichiarazione di intenti di non ricandidarmi non vuol dire che non sarò il prossimo segretario provinciale del partito, nel senso che resta a disposizione, sono a disposizione come sono sempre stato, essendo trascorsi 7 anni. Essendoci un bilancio alle nostre spalle di questi 7 anni, ho ritenuto opportuno, certo, e lo penso davvero, che ci possono essere anche le condizioni per un ricambio, e penso che sia corretto che uno dica: non si parte da me, sono gli altri che devono decidere, però è evidente, certo, che sono a disposizione della mia organizzazione. Ecco, intanto che cosa lascia, insomma, che cosa è accaduto in questi 7 anni per il Partito Democratico nella città di Salerno, e soprattutto, segretario, quale dovrà essere il profilo del segretario che, insomma, dovrà guidare il partito nel prossimo futuro? Ma io penso che, al di là delle vicende che ci sono state qua e là nei nostri territori, il bilancio del Partito Democratico a Salerno, il bilancio provinciale, sia largamente positivo. Noi, quando abbiamo cominciato, avevamo una guida regionale e una guida provinciale che era segnata dal centrodestra. Alla provincia c'era Cirielli, alla regione c'era Caldoro. In questi anni abbiamo raggiunto i 2 obiettivi fondamentali che la segreteria provinciale aveva davanti a sé come, diciamo, mandato politico principale che si dà, che si consegna a un segretario provinciale, cioè quello di tornare a vincere. Noi siamo tornati ad occuparci delle istituzioni del nostro territorio, abbiamo vinto prima le provinciali nel 2014, invertendo una tendenza che sembrava difficile da invertire quando c'era ancora il governo nazionale, il regionale e il centrodestra. Abbiamo vinto le elezioni regionali e prima di vincere le elezioni regionali avevamo vinto le primarie per la scelta del presidente della regione, abbiamo vinto nuovamente all'inizio di quest'anno le elezioni provinciali, e a me piace anche ricordare che è stata la provincia di Salerno quella nella quale per la prima volta si è realizzato un incontro tra l'area democratica e progressista, che fa riferimento al PD, e l'area moderata, che in Campania fa riferimento all'UDC. A me piace sempre ricordare che senza questo incontro tra l'area progressista e democratica del PD e l'area moderata dell'UDC, alla guida della regione e della provincia ci sarebbe ancora il centrodestra. Credo che sia un bilancio positivo, e venendo alla seconda parte della sua domanda, credo che
chi si occuperà del Partito Democratico nei prossimi anni, io o altri, dovrà continuare questa politica, certo, di attenzione verso il territorio, di rapporto costante con i problemi della società della provincia di Salerno, ma anche questa attenzione verso le altre forze politiche in un periodo in cui c'è un progressivo allontanamento della gente dalla politica, essere, come siamo stati noi, presenti sui territori, presenti sui problemi. Ecco, intanto chiaramente si apre anche una stagione importante perché si va verso il voto delle politiche del 2018 e possiamo dire che Salerno ha rappresentato un'oasi felice non soltanto per il Partito Democratico ma anche per il centro-sinistra, appunto lei faceva riferimento proprio a questa alleanza che ha funzionato dal punto di vista elettorale. Lei come si spiega che appunto a Salerno siano arrivati questi risultati mentre nel resto della regione, penso al PD di Napoli, al PD di Avellino, dove ci sono lotte interne molto, molto forti, non si riesce insomma a superare questa difficoltà? Ma i primi due fattori che mi vengono in mente sono innanzitutto la forza di una leadership che c'è in provincia di Salerno, che è quella dell'attuale presidente della regione. Certo. Saremmo, come dire, presuntuosi o addirittura pretestuosi se provassimo a prendere le distanze dal fatto che una gran parte del consenso che noi abbiamo avuto questi anni deriva dal rispetto che la provincia di Salerno e il suo territorio ha mostrato verso la concretezza della politica dell'attuale presidente della regione De Luca. Dall'altra parte, io credo anche quel lavoro a cui facevamo riferimento prima, di anche modesto, semplice, anche di umiltà e di consapevolezza di vivere in un territorio che non è un territorio di sinistra, che è un territorio nel quale se la sinistra, le forze democratiche, progressiste, come le vogliamo chiamare, vogliono governare, devono avere la sensibilità, la maturità, la capacità di dialogare con tutte quelle forze politiche a sinistra, ma anche di ambito e di area moderata, che servono a vincere le elezioni. Io credo che qui la peculiarità è che il modello che noi dobbiamo esportare sempre di più anche sul piano regionale è questa strategia dell'attenzione nei confronti degli altri, certo, questa umiltà, questa consapevolezza di avere una leadership e una forza nostra, che ci deriva anche dal presidente della regione, ma anche questa capacità costante, continua, quotidiana di fare politica con quelli che sono più lontani da noi e che non vogliono fare politica direttamente con noi. Ecco, lei intanto di recente è stato nominato nel consiglio direttivo dell'ASI di Salerno, nel quale rappresenta la regione Campania, quindi l'occasione anche per parlare dell'economia nella città e nella provincia di Salerno. Dopo anni di crisi, il quadro economico come si rappresenta, insomma soprattutto come si esce da una situazione di difficoltà che ha colpito negli ultimi anni soprattutto il settore industriale? Sì, intanto è un ritorno gradito per quanto mi riguarda nel comitato direttivo dell'ASI, che è un organo di cui ho fatto parte per diverso tempo già negli anni scorsi quando ero consigliere comunale. È un ruolo di partecipazione al governo di un consorzio molto importante che non è presieduto dal sottoscritto, è presieduto dal dottore Visconti, che sta lavorando molto bene. Credo che, rimanendo al tema della sua domanda, intanto ci sia da ordinare nei vari territori della Campania le priorità dal punto di vista dello sviluppo, perché noi siamo in una fase in cui lentamente però progressivamente si comincia a intravedere una ripresa dal punto di vista economico, però non mi pare che siamo ancora entrati in una fase
nella quale la politica e anche la politica legata all'economia e allo sviluppo abbia individuato delle priorità. Mi spiego certo. meglio, mi pare che stiamo lavorando ancora sull'emergenza, il terremoto, la sicurezza, gli incendi, il rapporto con il territorio, l'abusivismo, la sanità pubblica, il trasporto pubblico. Mi pare che il governo regionale e tanta parte dei governi provinciali siano impegnati ancora troppo sulle emergenze. Forse il compito di questi organi, io non sono certo. un tecnico, lo faranno meglio di me quelli che hanno ruoli di vertice in questi ambiti, debba essere nei prossimi mesi quello di individuare delle priorità in positivo. Io lancio come dire, un'idea, io credo per esempio che nell'ambito della cultura, delle attività culturali, dei beni culturali, se organizzate meglio possano diventare un bacino economico ancora un po' sottovalutato dalle nostre parti. Certo, intanto per la città di Salerno si discute soprattutto del turismo, si scommette su questo settore che ha fatto registrare dei notevoli passi in avanti negli ultimi tempi, ma questo secondo lei può bastare, insomma, è la strada giusta da seguire? No, non basta il turismo, nessuna realtà, nemmeno Monte Carlo vive solo di turismo, nel senso che anche in Costa Azzurra c'è l'artigianato, c'è il commercio, ci sono attività perfino industriali, magari collegate a una vocazione principale che è quella turistica, però grandi realtà monotematiche che vivono solo di turismo in Italia, se ci sono, sono piccole ed hanno delle peculiarità che Salerno non potrà mai avere, però Salerno può sviluppare sempre di più questo ruolo di città dell'accoglienza più che città turistica, cioè città che è turistica, ma nello stesso tempo è una città che attraverso sistemi di intermodalità diffusa, soprattutto nell'ambito dei trasporti, rafforzando finalmente l'aeroporto, mantenendo forte il ruolo del porto, può avere un ruolo di cerniera con dei territori circostanti che non hanno niente da invidiare alla Costa Smeralda o al Salento, penso al Cilento, alla Costiera Amalfitana. Da questo punto di vista, di Salerno nel resto d'Italia fortunatamente negli ultimi anni si parla molto bene e ovviamente questo non deve significare che ci culliamo sugli allori, ma che manteniamo anche viva la tensione verso una città che ha bisogno di essere ben amministrata, ben guidata e che per essere città turistica deve avere l'umiltà giusta per continuare ad essere. Certo, lo ha accennato proprio lei, volevo chiederle per chiudere questa nostra intervista, guardando alla prospettiva della città, qual è la sfida che tocca ora all'amministrazione comunale, insomma? Anche da questo punto di vista, come prima ne abbiamo parlato a proposito del Partito Democratico, sicuramente ci vuole una prospettiva. Ogni volta che si rilancia un'attività, sia essa un'organizzazione o il progetto, il profilo di una città, ci vuole un progetto per il futuro, ci vuole una strategia, ci vogliono idee nuove. Però nello stesso tempo ci vuole anche una capacità di mantenimento. Salerno deve guardare al futuro, deve immaginare cose nuove, però non deve dimenticarsi, non deve dimenticare il fatto che è diventata la città che oggi è equanimemente riconosciuta come una città nella quale si vive bene, perché ha avuto delle amministrazioni che sono state brave nel quotidiano, sulla pulizia, sull'igiene urbana, insomma, l'attenzione servizi. Verso i quartieri, i servizi, tutto ciò che rende la vita dei cittadini e dei residenti migliore di quello che accadeva prima. Mantenere gli standard non è facile, si iniziano a sentire come dire, delle lamentele, c'è un po' di caratteristica noi salernitani a lamentarci a volte anche di quando abbiamo molte cose, a volte ci sono però dei punti che sottovalutiamo, sui quali dobbiamo tornare ad avere l'attenzione e perfino l'apprensione che avevamo fino a qualche anno fa, che sono le cose che ho detto prima, quelle semplici, certo. che poi fanno la differenza e rendono migliore la vita soprattutto delle famiglie
famiglie e delle persone più semplici. Perfetto, abbiamo concluso. Grazie dunque al segretario provinciale del Partito Democratico di Salerno, Nicola Landolfi. Grazie a voi. Nostro ospite. Grazie in regia ad Enrico Coppola, dagli studi di Salerno è tutto. Grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con il canale 696. Arrivederci.